start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio parlarvi dei saldi estivi del 29 giugno che dureranno fino al 13 luglio. Vi consiglierò qualcosina di indie, qualcosina di non indie e uno speciale alla fine, consigliandovi quelli che sono i giochi che più mi ispirano, più mi sono piaciuti. Ma andiamo a vedere. Iniziamo con Deathloop. Non c'entra molto col panorama indie, però è un gioco che a me è piaciuto veramente molto. L'ho trovato a 75% di sconto, 15 euro per un gioco. A me piacciono molto i viaggi nel tempo, insomma, le modifiche delle cose con le ripercussioni nel futuro, insomma. Ed è un gioco veramente molto molto bello, degli Arcane Studios, dove dovrete vivere varie parti della giornata per poter arrivare all'uccisione di tutti gli elementi, tutti i responsabili del loop temporale nel quale il protagonista è diciamo intrappolato. Mi è piaciuto molto, si presta molto allo stealth, meno al gunplay, però mi è piaciuto davvero tanto e il finale veramente dà molta soddisfazione. Per 15 euro, io calcolate l'ho pagato molto di più e li valeva già allora. Parliamo ora di Grim Dawn. Grim Dawn è un hack and slash, un'ottima alternativa a Diablo, soprattutto un'alternativa più economica, ma non altrettanto valida, perché ha diverse classi molto interessanti, tantissime statistiche, forse più che in Diablo, tanti nemici e tanti DLC da poter giocare. Un pacchetto totale 33,67€. Tra l'altro l'ho trovata a 31€ con Farthest Frontier, quindi ecco, se volete impegnare diverse ore ne servono veramente parecchie per finirle, e soprattutto c'è un mondo leggermente più colorato che Diablo, quindi se non amate i toni dark di Diablo, insomma, questo può essere un'ottima variante perché è più fantasy, diciamo, però a me è piaciuto davvero tanto. Keep Talking and Nobody Explodes, 5,91€ contro i 15€ circa per giocarlo con amici. Lo potete giocare con amici dal vivo, magari con un portatile e i vostri amici con un foglio stampato, oppure con un amico col PDF, magari via Discord, via TeamSpeak, via chat vocale, per farvi aiutare a disinnescare la bomba. È un ottimo intrattenimento. Io l'ho provato sia in un modo sia nell'altro, quindi sia con un amico in Discord sia con amici con il foglio stampato. Ci siamo divertiti parecchio, quindi per 5,91€ mi sembra un ottimo acquisto. Abbiamo Space 7, è veramente interessante, è già in italiano, è ancora in early access, ma è stato sviluppato veramente tanto tanto. 8,79€ contro i 22€ di prezzo originale. Direi che può valerne la pena se siete amanti dei gestionali un po' alla Rimworld in ambito spaziale. Subnautica, e qua arriviamo a... ci ho passato più di 100 ore. Subnautica 1, 9,89€, calcolate rispetto ai 30€ del gioco originale. Pacchetto completo 17,80€. Infatti, se vediamo il capitolo 2, costa 29,99€, 9,89€, quindi verrebbe 19€, 17,80€ li prendete tutti e due. Sono belli tutti e due, mi sto giocando con intensità il Below Zero, il nuovo. Ha delle novità, ha delle modifiche, ha un NPC, insomma, che incontrate nell'avventura. Ci sono mezzi diversi che invogliano a giocarli entrambi, perché sono belli, bellissimi entrambi. Quindi se avete amato il primo, prendetelo il secondo, senza ombra di dubbio. Se non li avete mai giocati, gravissimo errore, giocateveli. È uno dei giochi talmente ampi che anche l'uso della wiki non vi rovina, secondo me, il gioco. Anzi, vi magari facilita della frustrazione magari nel trovare delle cose, ma è veramente il mio indie preferito di sempre. Valheim. Ne avevamo già parlato quando uscì nel 2021, risultò il miglior gioco negli Indie Awards. Costa 11,99€ contro i 19€, lo sconto è abbastanza alto, non alto come magari altri titoli, però è ottimo sia da giocare da soli, ma soprattutto da giocare con amici se siete amanti della
mitologia norrena, insomma, un gioco di sopravvivenza, crafting, oggetti epici, costruzione di edifici, resistenza al freddo, belle dinamiche, bel gioco. Empyrean Galactic Survival, 9,99 contro i 19,99. C'è stato un recente aggiornamento che ha aggiunto tante nuove cose. È un gioco in continua espansione e probabilmente, oltre a Subnautica, uno dei miei indie preferiti, perché era, lo dico sempre, divertentissimo quando i pianeti non avevano gli alberi ed erano spogli tantissimo, e lo è ancora di più oggi. Infatti questa motoretta che vedete adesso qui non esiste più, c'è una moto fluttuante. Infatti i video sono vecchi, il gioco è migliorato ancora di più ed è aggiornatissimo. Parliamo anche di Astroneer, sempre rimanendo in ambito spaziale, un gioco che è relativamente alto come prezzo, è divertente da giocare da soli, divertente da giocare anche con amici, 11,99 col 60% di sconto dei 30 euro originali, grafica un po' stile voxel, ma davvero interessante. Potete viaggiare tra i pianeti raccogliendo risorse, craftando edifici, stampanti 3D e producendo mezzi per potervi muovere e scavare e muovervi sempre in modo più efficiente possibile. Deep Rock Galactic, questo è prettamente un gioco da fare in compagnia, lo potete giocare anche da soli, hanno introdotto degli espedienti per poter essere efficienti anche da soli, ma il gioco si presta per essere giocato in compagnia di un amico fino a 3 amici per un totale di 4 nani. Si va, si scava e si tenta, potenziando l'equipaggiamento, di affrontare missioni sempre via via, sempre più di difficoltà crescente, in modo da poter ottenere sempre più crediti, sempre più esperienza. Quindi è un gioco, diciamo, dove quando avete voglia di mettere alla prova la collaboratività dei vostri amici, insomma, lo avviate e lo giocate. Ori and the Will of the Wisps è bellissimo da vedere come gioco, è scontatissimo, 75% di sconto, penso uno degli sconti più alti che vediamo. 29,99, 7,49 ed è un platform game dai toni molto fantasy, dai toni molto rilassanti, ma non troppo perché comunque gioco anche dei picchi di difficoltà. Siamo in una foresta, in un mondo esotico e avremo diversi nemici a cui fuggire, insomma vari puzzle ambientali, ma l'ambientazione è veramente bella, graficamente molto molto bello. Consiglio ovviamente, io ho provato tanto il primo capitolo. Kingdoms of Amalur, questo è un titolo un po' particolare perché è scontato del 67%, 13 euro invece di 40, ed è un remake, più che altro una rimasterizzazione del titolo uscito anni e anni fa. Graficamente, adesso non fatevi ingannare dei video che vediamo qua, graficamente è datato, ovviamente, sembra di giocare a un World of Warcraft a livello di grafica. Ma è veramente fatto bene, è un gioco di ruolo action dove comunque combattete colpendo i nemici, schivando e così via, ma un sacco di cose che ai tempi furono comunque prese parecchio sotto gamba, tipo i rapporti che avete con le varie fazioni, la possibilità di poter comprare case all'interno del mondo, di poter mettere i vostri oggetti all'interno delle case, una storia interessante, comunque fantasy, che vi spinge a sbloccare sempre più abilità. Ci sono anche dei, è anche hardcore da alcuni punti di vista, perché se non erro, poi io non l'ho finito questo gioco, alcune cose le potete prendere solo in determinati punti della storia, quindi il gioco è davvero molto molto interessante. L'ho riprovato di recente e devo dire che mi ha sorpreso, per quanto fosse datato e anche se fosse una remaster, insomma, io fatico sempre molto a giocare giochi molto vecchi, ma questo devo dire che era veramente piacevole da giocare, in italiano ovviamente. Abbiamo Scarlet Nexus per gli amanti dei giochi di stile orientale, il gioco è scontato 75%, 50 euro contro i 12,49 che costa ora. È un gioco puramente action, con un sacco di dialoghi, storia lunghissima, la possibilità di combinare, di sbloccare sempre più nuove abilità, quindi se cercate qualcosa di stile, in stile anime, in stile giapponese, con combattimenti, una storia intrigante perché si parla comunque di un sistema di psicocinesi, quindi la possibilità anche di stampo neurale, insomma, dove in questo futuro cyberpunk
brain punk, anzi, tecnologia e abilità psichiche sono fuse insieme. Una storia interessante con mappa esplorabile, tantissimi nemici, si combatte, ci sono anche elementi nascosti, c'è addirittura una miniserie TV da vedere per poter ottenere dei dettagli per poter proseguire, insomma, il classico stile giapponese. Scarlet Nexus a 12,49€. The Witcher Wild Hunt, se non lo avete mai giocato, è un gravissimo delitto, penso di averlo già detto, 8,99€, assolutamente, prendetelo senza dover star lì a guardare screen, guardare cose varie. Io ci ho messo più di 100 ore e non ho neanche finito l'ultimo DLC, quindi da giocare, niente. Pensate, ogni minima quest secondaria non è minimamente velocizzata, cioè ha le sue cutscene, ha le sue scene che magari non servono a nulla a livello della quest, ma creano immersività. C'è una cura pazzesca dei dettagli in questo gioco. Dovete giocarlo. Ovviamente vi chiederei anche di giocare il primo e il secondo, ma sono datati, soprattutto il primo, e a i più potrebbe non piacere al giorno d'oggi. Persona 5 Royal, questo vi spiego. Mi è stato presentato da un collega, non lo conoscevo, e non ho mai capito cosa il 97% di questi 28.000 ci trovasse in questo gioco, ma devo dire che è veramente, veramente molto, molto bello. L'ho provato grazie a Game Pass, qua lo trovate a 35€ invece di 59€, che è un prezzaccio, ed è uno dei migliori giochi di ruolo, penso, della storia, dicono. Voi svolgete la vostra giornata, andate a scuola, fate le vostre scelte, decidete con chi magari passare dei momenti di svago, potenziando le vostre abilità, e nel tardo pomeriggio andando in un mondo alternativo ampiamente giustificato, come in tutti i giochi giapponesi c'è tutta una storia dietro, entrerete in questi dungeon mentali cercando di giorno per giorno proseguire un pochettino di più, sbloccando magari una stanza di salvataggio più avanti in questo dungeon, in modo da nel giro di qualche giorno raggiungere la fine del dungeon. È difficile da spiegare, dovrei farci un video apposta, ma devo dire che probabilmente se non lo conoscevate sarete perplessi dalla grafica, perplessi dallo stile grafico, ma devo dire che è giustificato, ha un suo stile, una sua personalità ed è molto bello, e ci sono le cutscene che sono praticamente dei cartoni animati, degli anime, quindi calcolate che fosse l'unico gioco che io abbia mai visto che, se andate a vedere il tempo per finirlo, vi dà 100 ore non meno, solo finirlo senza fare tutte le varie cose secondarie. So che gente l'ha finito in 150-200 ore facendo tante cose secondarie, quindi insomma questo è un gioco che mi sento di consigliarvi, non ve lo sareste mai aspettato, immagino. Per concludere, Steam Deck. Io l'ho vista in funzione e devo dire che per chi, non come me ovviamente, viaggia tanto o non è mai a casa, è veramente molto bella. L'ho vista in versione da 64 giga con una micro SD da 256 giga. L'ho visto giocare a giochi indie fino arrivando a un Elden Ring. E gira veramente molto bene. È bella, non è piccola. Ovviamente dipende quanto voi ci vedete, però non va bene per i giochi con molti testi piccoli, ma per tutto quello che è un Persona 5 Royale, ad esempio, sarebbe la morte sua. Come dico sempre, perché l'ho giocato in giro, un gioco del genere è eccezionale. Subnautica, vedete come si presta bene tutti i Souls, tutti... Ed è una bella, un bel modo di avere tutta la libreria dei vostri giochi di Steam direttamente su una console portatile, ottimizzata per quello. Poi ovvio ci sono le mod dove ci potete installare altre cose, ma lì si va a limitare un pochino la sua potenza. Bene, questa era una lista dei giochi indie e non e hardware per quanto riguarda i saldi estivi di Steam. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete scoperto qualche gioco, ma soprattutto se avete altri titoli da sottopormi, da dirmi guarda c'è anche quello che è ottimo, è scontatissimo, non ne hai parlato. Ovviamente io ho scelto i miei così di getto, di botto, appena svegliato, insomma, quindi venuto come è venuto, insomma. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao.